Il manicomio, gli orfanotrofi, gli ospizi diventano il contenitore di tutto ciò che la società non vuole vedere. Sono come l'illusione di poter confinare dietro a un muro le nostre paure. Ecco, invece io penso di dover dare la possibilità, anzi non io, la società dovrebbe dare la possibilità a tutti di vivere con dignità. La psichiatria è come una grande famiglia e mettersi contro la famiglia non porta beneficio. Noi abbiamo capito benissimo dove vuoi arrivare. All'invidio, perché io stesso ancora non l'ho capito. Noi abbiamo tolto le contenzioni, ma la camicia di forza ce l'hanno dentro. Non è il manicomio, è la malattia mentale il mostro. Il tuo lavoro è privo di serietà, di credibilità scientifica. Sono molto felice di essere considerato privo di serietà e di credibilità, proprio come i matti, guarda. Tu vuoi distruggere il manicomio? Non ti rendi conto che sarebbe un disastro. Comunque noi te lo impediremo. Sei solo. Tu non devi avere paura. Sei un traditore. L'avevi giurato. Qua non comandi niente. È un dispetto. Bisogna rispondere con un comunicato stampa. Non possiamo farci intimidire. Dobbiamo reagire. Che cosa vogliono fare? Vogliono farci sentire sotto assedio? Vogliono che ci chiudiamo in difesa? Allora sapete cosa facciamo? Apriamo! Margherita è incinta. Sei diventata la puttana degli infermieri! Lasciala stare! La verità è che in quell'ospedale i malati sono fuori controllo e si permette loro di accoppiarsi liberamente. Le bestie si accoppiano. Qui noi stiamo parlando di persone. Dottor Basaglia, puoi rilasciare una dichiarazione sugli ultimi avvenimenti dell'ospedale? Tutti cercano il pretesto per attaccarci. Ma che cosa volete da me? Allora, se noi vogliamo attaccare il manicomio, se vogliamo distruggerlo, dobbiamo essere noi i primi a essere inattaccabili. Hai sbagliato. I matti sono come gli dèi. Non posso stare in mezzo agli uomini.